essere qua con noi, nonostante insomma sia un venerdì sera, però ci fa molto piacere perché è un po' molto importante il fatto che voi siate qua. Uno dei tanti slogan che abbiamo coniato in questi anni è la FIE è una grande famiglia, the big family, e oltre che dirlo bisogna anche praticarlo quotidianamente. Noi ci proviamo e quando ci sono serate come queste sicuramente ci fa piacere perché non dobbiamoci. Presentiamo la prima squadra stasera, ma dietro c'è un esercito di bambini, di famiglie, 343 l'anno scorso, che ci seguono, stanno con noi e sono la nostra grande forza, il nostro grande patrimonio. Mentre la prima squadra, diciamo che è il primo obiettivo di questa grandissima e immensa batteria di giovani che gioca a calcio qui a Riccione. E quindi sta a loro in qualche modo, alla prima squadra, invogliare i nostri ragazzini affinché ci mettano tutto quello che possono metterci in campo nell'allenamento. Tra l'altro è ancora estate, ma già da due settimane i nostri ragazzini, quelli dai 13 anni in su, hanno già incominciato a allenarsi e da lunedì incomincerà anche la scuola calcio e andremo a regime, anche se c'è da sottolineare che fondamentalmente non ci siamo mai fermati perché c'è stato un centro estivo e il calcio mercato con il direttore sportivo Beppe Terenzi che ci ha fatto diventare. Da tenere i cordoni chiusi, lui li apriva, noi li chiudevamo, lui li apriva, ci ha fatto diventare matto Beppe. Andiamo a vedere questa sera Beppe insieme a tutto lo staff tecnico che cosa ha costruito la squadra. C'è già stata qualche uscita ufficiosa, anche una ufficiale in Coppa Italia, è andata bene, e domenica c'è la prova del campionato. Naturalmente non siamo al top, come non lo è nessuno, e ci arriveremo piano piano. È stato un calcio mercato dove, possiamo dirlo, possiamo parlare di rivoluzione, no? Perché sono andati via dei giocatori che erano da tempo qua a Riccione, alla FIA, e hanno fatto la storia anche della FIA, e noi idealmente li salutiamo, ma diamo concretamente col cuore il benvenuto ai nuovi arrivati. Lo facciamo stasera insieme a voi, insieme a tutti. Vedo tante facce conosciute, vedo dirigenti laggiù in fondo, insomma, dirigenti importanti che controllano, quelli importanti stanno dietro le quinte, e li saluto. E tra l'altro dovrebbe arrivare anche il nostro assessore allo sport, che mi ha detto che sarebbe arrivato, Stefano Caldari, a momenti dovrebbe arrivare, è già qua, non so come mai definirlo, il capogabinetto ci ho preso, che prima di essere un capogabinetto mi ha sempre confidato che è un appassionato di calcio, ha sempre fatto l'abbonamento al Riccione, poi alla FIA Riccione, ha un cognome fantastico, si chiama Roberto Cesarini. Robby, vieni a fare un saluto, vieni qua al volo. Io scherzo perché Roberto è un grande amico, guarda, ci metto vicino alla nostra macchina. Questo è il tuo mancino, adesso sono a salutare. Ragazzi, la del nostro singolo, un grosso bocca al lupo, per me è sempre un'emozione venire qui. Bene, Roberto è uno che l'abbonamento lo fa sempre, lo farà anche quest'anno, chi vogliono venire ogni tanto allo stadio. Bene, grazie. Grazie Roberto Cesarini. Non siamo parenti, abbiamo in comune questa passione e questo gran bel cognome. Quindi è venuto qua non per parentela, ma perché ci crede in quello che facciamo. E allora, a proposito di abbonamenti, prima di presentare, sulla fiducia, Rita, queste sono le tessere, vero? Spiegami come funziona un attimo. Due tipi di tessere, no, davanti, la tessera sostenitore e la tessera tifoso. Andiamo i prezzi perché tanto sono anche Allora, la tessera sostenitore sono 100 euro, la tessera tifoso 50 euro. Ok, e naturalmente a fine serata, dopo che avete mangiato 50 euro di piadina, almeno fate la tessera da tifoso, ok? Anche perché insomma quest'anno si preannuncia un interessante spettacolo. È arrivato l'assessore, oh eccolo, ma c'è la nostra divisa Stefano, quasi, vieni. Ecco l'assessore allo sport. Abbiamo spiato, il vicepresidente, andiamo, facciamo le cose formali come le abbiamo fatte, vieni qua dietro.
Allora, già è passato Roberto Cesarini, insomma ci fa molto piacere che siano due le persone che vengono a rappresentare un po' l'amministrazione comunale. Allora, siamo alla vigilia della nuova stagione calcistica, ma il pallone ne mastichi te perché tu fai il triathlon, cosa tifi? Juve chiaramente, Juve chiaramente. Bene, bene, ok, ci sono gli Juventini. Hai mai giocato a calcio? No, ho provato quando ero piccolo qua a Rizzone, però... Ruolo? No, volevo giocare davanti. Come tutti. L'idea di fare gol. Poi nel bar, mi hanno buttato in piscina e stiamo a giocare. Cazzo, mamma. L'hai abbandonato, però sei qui con noi, conosci la nostra realtà. Voce, orecchi. Allora, alza un po'. Mettimi il volume tipo Omelia di Don Giorgio. Ecco, che sentono di tutta Riccione. Eccolo lì. Ok, e conosci bene la nostra realtà, sai bene che siamo in 300, più di 300 bambini che fanno sport e poi abbiamo questi ragazzi che portano il nome di Riccione in tutta l'Emilia Romagna, anche elegantemente mi viene da dire. Quelle sono le nostre due divise, i colori sono bianco-azzurri, quelli della città. E che dire? Buonasera a tutti, siete innanzitutto una grandissima realtà, quindi una grande famiglia. Solitamente quando vengo insomma, in questi incontri parlo più che altro dei giovani, insomma, dei bambini, perché a livello amministrativo forse la parte insomma, dei piccoli è quella sulla quale tutti contiamo, un po' per l'educazione allo sport, un po' per insomma, quella parte no, formativa dei valori anche sportivi. Questa sera presentate invece la prima squadra, insomma, vedo con piacere, anche molto, molto bella, molto giovane, alla quale non posso che fare da parte dell'amministrazione i miei insomma, auguri, anzi in bocca al lupo perché vorrei che portassi a spiga. E, insomma, cercate di essere all'altezza del nome che portate, perché insomma Riccione è una città che merita di poter competere ad altissimo livello. So per certo che è una squadra insomma, di grande qualità e non posso che augurare, insomma, un campionato straordinario. Rimango juventino ma sono anche riccionese, quindi però a vedervi e mi auguro se non vedi anche vincere. Bene, tra l'altro mi piace sottolineare che presentiamo la prima squadra, in prima squadra ci sono quest'anno 9 o 10, se non ricordo, prodotti del nostro vivaio, quindi evidentemente lavoriamo per. E che dire, noi ti aspettiamo ogni 2x3 qui c'è un evento allo stadio, ci sono tanti bambini che giocano, è un continuo e andare, quest'anno adesso abbiamo anche Sky al bar, quindi viene a vedere la Juve qua ogni tanto, ma domani sera guardiamo un periodo con chi gioca la Juve? Non lo so, ha paura che gli chieda il pronostico. Non ho visto neanche il calendario, ormai sono giornate impegnative. Bene, ok. Io vi saluto che ora vado giù verso il mare che ho un altro impegno, con la promessa di rivederci, quindi comunque insomma, vi faccio ancora i miei auguri e vi ringrazio per il grande lavoro che fate davvero con i bambini, perché insomma lo sport è sicuramente agonismo e loro sono ragazzi che vogliono competere, ma è anche divertimento. Voi avete interpretato al meglio lo spirito di poter crescere i giovani senza lo stress di uno sport troppo, come dire, aggressivo. Quindi grazie e complimenti e buonasera a tutti. Allora, poi dopo passo per l'abbonamento, Stefano, dopo passo per l'abbonamento. Ok, io direi di partire con la presentazione della nostra rosa, facendo però un preambolo di introduzione mi sembra doverosa e facendo anche un grande applauso al nostro mitico, inimitabile, insuperabile direttore sportivo Beppe Terenzi. Vieni. Ecco, lo tengo io il microfono, se no te lo porto in casa. Già sulla difensiva, non ti chiedo quanto hai speso. Allora, innanzitutto, che tipo di squadra hai fatto? Avete fatto, perché eri tu con Pasquale, con Luca, insomma. Con te? Abbiamo speso un sacco di soldi di telefono. Allora, che squadra abbiamo fatto? Abbiamo fatto una squadra giovane, ma non per questo, ecco, partiamo con poca ambizione. Abbiamo sicuramente preso ragazzi che hanno delle qualità, prima che calcistiche, morali, umane, quindi dei ragazzi che, sui quali contiamo, perché vogliamo farci valere in questo campionato. E come hai detto tu prima, c'è stata un po' una rivoluzione, perché forse c'era bisogno di una rivoluzione, forse c'era bisogno di ripartire da un gruppo giovane, da un gruppo unito, compatto, equilibrato, che possa veramente ben figurare in un campionato non facile come l'Eccellenza.
Bene, la trattativa più complicata qual è stata? Più difficile, che non ti ha fatto dormire la notte? Dai, vai a ruota libera che siamo in casa. Mi hai preso un po' di sorpresa. Comunque posso dire che i giovani del Rimini ho avuto paura di non portarli a casa. Posso dirti i nostri Sparaventi, Albini, Stella. Facevo molto affidamento su questi ragazzi, faccio molto affidamento su questi ragazzi e c'è stato un attimo che ho detto se non arrivano non siamo messi bene. È un problema, perché erano ambiti, ok? Erano la prima scelta che abbiamo portato a Riccioli ragazzi, e vorrei anche vedere che non fosse così. Allora, non ti faccio domande difficili, età media, obiettivo? Obiettivo si parte bassi, chiaro, però Serie D mi sembra un po' troppo, però sicuramente fare un campionato dignitoso, portare in giro il nome di Riccione nella maniera migliore, con una buona educazione, con un buon comportamento, senza mai eccedere in cose che non c'entrano niente con lo sport, e cercare di farci valere in ogni campo dove andiamo a giocare. Bene, un applauso al nostro grande vecchio. Ok, intanto è arrivato Lazzaro, prendi nota, Rita deve fare la tessera, due tessere per Lazzaro, e poi dopo andiamo a fare tutta la benzina gratis da lui dopo, domani, chi ha la tessera naturalmente. Allora, andiamo, sindaco, presidente, tu parli dopo, i ragazzi, presidente, parli dopo, faccio i ragazzi prima, io prendo le... questa è una cosa freudiana, vuol dire che stai bene con noi, Stefano. Bene. Allora, andiamo allora a cominciare a presentare la squadra e partiamo dalla sezione dei portieri. E allora facciamo che vi alzate, prendete l'applauso e poi vi sedete, ok? Allora, classe 2001, arriva dal vivaio della FIA, lui è Michael Pompini. C'è Michael? Perché ha fatto la Michele. Poi abbiamo sempre dal vivaio FIA, è stato in tournée un paio d'anni, è ritornato, lui è Alessandro Tornati, classe 98, eccolo qua. Bene, poi abbiamo pubblicato una foto bella 15 giorni fa, mentre faceva potenziamento fisico, stava scaricando i barili di birra. E la FIA anche questa ci piace perché lui la incarna in pieno il nostro spirito, è Alex Passaniti, confermato, classe 98. Ok, questi sono i nostri tre numeri uno. Adesso andiamo nel settore difensori, abbiamo subito una new entry, lui arriva dall'Alma Fano, classe 1997, Mattia Anastasi, eccolo qua. Mattia, vieni qua, che sei nuovo, facciamo capire che sei veramente di Fano, di quelle parti, adesso sentite lo slang. Allora Mattia, come sta andando questo inizio alla FIA? Buonasera a tutti, dalla gente ci capisce, mi sa. Ci capisce? No, sta andando bene, dai, ci stiamo allenando da parecchio tempo, e stiamo creando anche un bel gruppo, dove tutti ci sentiamo importanti dal primo all'ultimo, dal più giovane al più anziano, e quindi dai, ci stiamo preparando al meglio per domenica e speriamo di iniziare col piede giusto. Ma è vero che hai anche una tifosa speciale, la nonna di Alberigi, ultimamente che ti accudisce? Conta un po' sta storia. Sì, ho la nonna Bruna, che non credo ci sia, ma ci sono i suoi figli. E la ringrazio, sì, che venendo da fuori mi sta dando una mano, no, per organizzare le giornate, quindi ogni tanto mi trovo qualche pettina di pollo, qualche verdura, quindi la ringrazio molto. Bene, grande, è fin troppo semplice con Mattia assumere questi comportamenti. Adesso andiamo a presentare il nostro capitano, classe 1990, Dario De Luigi. Vieni qua, Dario.
Allora, no, c'è Iachini che vuol mangiare. Allora, non inquadra a mezzo busto perché c'ha la ciabatta e io c'ho la scarpa col buco. Allora, De Luigi, promosso capitano, è più dura fare il capitano o correre in mezzo al campo? È uguale. Quindi è dura fare il capitano. Sì. E poi tu non hai la barba di Righetti, non hai i centimetri di Righetti. Fatto oggi la barba. Ah, quindi perché... Allora, come ti sono sembrati queste prime 4 settimane da capitano? No, va bene... Mi sono piaciuti molto i giovani e il gruppo che ha fatto comunque Beppe e ci divertiamo prima di tutto e di conseguenza facciamo anche tutto bene. Aspettative che impressioni hai rispetto alla squadra? Sincero ma non troppo, vogliamo no, secondo me lotteremo. Domenica si comincia con il Masi Toledo. Sì, sono in promossa e ci vediamo bene. Bene, un pronostico? Diciamo. Bene, mi piace, ok, diciamo. Vale. Poi abbiamo l'internazionale classe 96, confermato Luca Cessoni. C'è Luca, eccolo là. Grande Luca. La foto per Luca. Eccolo lì, lo conosciamo già. Nazionale sammarinese. Poi abbiamo, sempre in difesa, 2000, Filippo Ioli, confermato. Eccolo là, il nostro corazziere Filippo. Poi un'altra new entry arriva da Coriano, classe 1997, Gianmaria Borghini. Vieni Giamma, che riconosciamo a voi, noi sentiamo. Allora Giamma, hai studiato quale tatuaggio fare per la FIA? Sì. In caso di raggiungimento degli obiettivi è stato tutto pronto. Cosa fai? Siamo al bomber, andiamo io al bomber insieme. Cosa fate? Un gatto? Non si può dire. Non si può dire. Allora, tu arrivi in eccellenza, hai paura della categoria perché tu sei uno molto timoroso, vero? Immagino. No, la prima esperienza in questa categoria, vediamo, non so cosa aspettarmi. Proviamo, ho fatto fortunatamente categorie superiori, però parto con i piedi per terra e proviamo a fare bene. Ci piace così, vai Borgo, grande! Andiamo velocemente avanti perché la piada ormai è pronta. Allora, dal nostro vivaio, classe 2000, Cristian Crescentini, lavora. Funziona così perché lavora, prende quante? 35.000 euro all'anno, Crescentini deve anche lavorare. Poi abbiamo dal San Marino, classe 99, un altro nuovo acquisto e viene qua al banco, Piero Tamagnini. Eccolo qua Piero. Ancora dobbiamo decidere se lo vogliamo con la coda e i capelli sciolti. Con la coda. L'amorosa cosa dice? Amorosa dice coda, purtroppo. Allora stasera dai, sciogliti i capelli, dai. All'Umberto Bani, sciogli le trecce cavalli, non muore. Però al primo gol però ti sciogli i capelli. Se mi tireranno i capelli si scioglieranno. Allora facciamo così, al primo gol che fai l'esultanza ti devi una roba alla Bodere. Al primo segniamo, poi vediamo. No, va bene. Ok. Allora, promesse, quanti gol facciamo quest'anno? E dire che fai si dice terzino esterno, come si dice? Di gol non lo so, però me diciamo che mi ha preso per fare assi, poi se capita anche il gol faremo. Allora, mettiamo le mani avanti. Facciamo un applauso al nostro Piero, grande. Ok, un altro nuovo acquisto, lui arriva dal Torconca, classe 98, Filippo Cecchi. Vieni qua Filippo, dice 4 parole a settimana di solito Filippo, adesso deve mettere in fila 5 in 5 secondi. Filippo, come ti batte forte il cuore, questo è un bel segnale. Allora, come sta andando la Fiericcione? Bene dai, per me... prima esperienza in questo campionato, arrivo dai da una categoria inferiore, però dai mi impegno per andare al massimo. Ti stanno aiutando i vecchi oppure c'è del nonnesimo? Sì dai, c'è un bel gruppo e lo prendo bene. Bene, bravo, complimenti e benvenuto Cecchi. Ci piace questo profilo. E adesso andiamo ai centrocampisti, partiamo con il mio collega e socio al centro estivo, Nicolo Alberigi. Grazie. Grazie.
l'astronomo, allora visto che fai l'astronomo, alzati un attimo, fai le carte. No, 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 lasciamo stare. Dopo confondiamo l'astronomia con l'astrologia, sarà. Allora, adesso vi presento, in questo è confermato però la notizia del giorno, che l'altro giorno ho fatto il test di Cooper, sono 12 minuti di corsa continua, sto satanasso ha fatto 3820 metri, poi non so se ha fatto la pipì, abbiamo visto cosa c'era nella pipì, però secondo me è neanche in Serie A lo fanno, ma noi ce l'abbiamo qui in eccellenza e lui è il nostro Lorenzo Enchisi. 3820 metri sul test di Cooper, ci piace, non lo intervistiamo se no facciamo notte per tutto il fiato che ha. Andiamo avanti, altro giocatore confermato, anche lui in nazionale sammarinese, classe 97, Lorenzo Lunadei, eccolo qua, Lorenzo Lunadei, anche lui confermato. Poi un altro prodotto del nostro vivaio, classe 2001, si è già fatto vedere, centrocampista Davide Giovannelli, eccolo là, del fisicaccio. Poi un altro prodotto del nostro settore giovanile, classe 2000, centrocampista Simone Grimaldi, eccolo lì. In tribuna si domandavano perché Luca a fine primo tempo l'ultima partita l'ha tolto, doveva andare a lavorare, perché anche questo è il nostro campionato. Uno viene, fa un tempo e torna a lavorare. Ci piace così, perché questo è lo spirito giusto. Allora, altro centrocampista ma con la licenza di attaccare parecchio, arriva dal Rimini, lui è Filippo Albini, classe 2000, eccolo qua. Sono quelli di Albini, vieni qua Filippo, dai. Dico di no perché voglio mangiare. Allora, hai avuto un intoppo col ginocchio, adesso sei a posto? Dai. Dai, dai. A posto. Lo mettiamo a posto. Te c'hai voglia. Direi. Ma non è che dici il primo dolorino mi fermo, no, te c'hai voglia. Voglio. Allora, guardando De Luigi che è il capitano di questa squadra, cosa ti viene da dire su di questa squadra? Siamo una squadra molto giovane, speriamo bene, bene, speriamo bene, grande. Abbiamo conosciuto e adesso permettetemi, passiamo al mio reparto preferito perché ci sono gli attaccanti, i colleghi. E allora, a proposito di trattative, insomma, che è stata una trattativa lunga, ma è stata gustosa farla perché questo è un bel giocatore che può farci divertire. Qui c'è l'abbonamento, naturalmente, ve lo ricordo. E lui arriva dalle Marche, classe 97, dal Rio Salso Valfoglia, e Luigi Giunchetti. Luigi, vieni qua, Luigi, vieni qua. Aveva offerte da categorie superiori, ma noi siamo riusciti a convincerlo con gli occhi dolci, ce l'abbiamo fatta, ti sei pentito? No, assolutamente, anche perché dai, quello che avete detto, che hanno detto tutti, il fatto della società che lavora bene, lavora con i giovani e dà tanta importanza al settore giovanile, quindi questo, perché oltre alla prima squadra e ai risultati, mi piace, spero di aver la possibilità di lavorare. Bene, bene, tra l'altro possiamo dire che abbiamo fatto una scommessa con Luigi, perché lui c'ha un piedino molto educato. Pasquale dice che è quasi una sentenza quando c'è una posizione dal limite, quasi, dai. E abbiamo fatto una scommessa a 8 gol, ma ci arrivi a 8 gol senza tirare rigori, perché i rigori, se ti avvicini il docente ti fa un'entrata sul ginocchio. Ma ieri sentivo che Beppe e il mister parlavano anche degli assi, diciamo. No, adesso è siamo sui gol. Vabbè, spero di arrivarci. Allora facciamo così, due assist valgono un gol, va bene? Due assist valgono un gol. Va bene, spero di comunque dare un grosso contributo alla squadra. Ne siamo sicuri. Benvenuto Luigi, benvenuto. Ok. Il nostro giovanissimo Golden Boy, anche lui, arriva dal Rimini, classe 2001, ma è un ritorno, perché lui, il nostro Cavani, è cresciuto quando ancora aveva
al latte qui alla FIA, poi da Torino, adesso qua per la consacrazione Lorenzo Sparaventi. Guardatelo! Eri emozionato la prima, ho visto che eri emozionato la prima, cioè, di la verità. D'accordo. Come per voi? La prima, sì, c'è lei. Ah, lui canta? Lui canta. No. Dopo c'è Bumba, facciamo un po' di karaoke. Allora, se dovessi, allora visto che parliamo di musica, sintetizzare questa squadra con una canzone. Ultimo, che domanda difficile. Non la conosce. Non la conosce nessuno. Dai, dillo, il titolo. Cin cin. Cin cin. Quella che... Cin cin chi? È di Alfa. Ah, io pensavo quella di Smaila. Ok. E siamo due generazioni di... Facciamo senti come fa Cin cin. Silenzio. Chi è di Alfa? Alfa. Allora, Sparaventi, fortuna che domenica si gioca e ti puoi rifare. Vai, cin cin. Come stai? Va bene, intanto il presidente si sta preparando. Poi abbiamo sempre del nostro vivaio, classe 2000, Marco Di Marzio, che lavora. E poi sempre da Rimini, anche questo è stato un colpaccio del nostro DS, classe 2001, Filippo Stella. I nuovi vogliono sentire almeno la voce. Allora, ma è vero che lustri le scarpe a docente prima della partita? Sì. Bravo, fa bene. Ti fa fare anche il bucato? No, che ci pensa Maro, Ottavio. E come sta andando con i grandi questa prima esperienza? Bene, mi sto trovando bene. Adesso speriamo bene. Allora, l'esultanza al primo gol, cosa ci prometti, cosa fai? Tagli i baffi, cosa fai? Non cavarti la maglia. Allora, il primo gol a chi lo dedichiamo? Il babbo, la mamma, l'amorosa. Dai, pensi, dai, subito la dedica. Al mister. Alla squadra. Bene, Filippo ha capito come funziona. Un applauso a Filippo. E chiudiamo con il nostro, insomma, bomber, padre spirituale, collega del centro estivo, perché lui ha superato Sabatani in queste 11 settimane, quindi andrà alla grande, naturalmente noi scherziamo perché sono i nostri bambini. Allora facciamogli già un applauso come educatore al nostro centro estivo, ma facciamo un applauso anche perché il nostro bomber, Emilio Docente. Vieni Emilio. Oh, ti vedo un po' provato, oggi è finito il centro estivo, adesso sarà una passeggiata alle classi. Allora, che impressione hai Emilio dopo le prime 4 settimane di allenamento? Questi ragazzotti come sono? No, le impressioni sono positive come lo sono state l'anno scorso. Quest'anno si è partito con un pizzico di entusiasmo in più. Penso che è la base di tutto per cominciare bene un campionato. Ascolta, tu non ce l'hai mai chiesto in modo chiaro, netto, deciso e trasparente, però in qualche modo l'hai fatto capire al quadro tecnico. Trovatemi qualcuno che ogni tanto mi metta qualche palla in più piuttosto che guardare in alto. Il DS, guarda come gombola, c'ha gli occhi lucidi, ride, sorride, ma ha trovato qualcuno che te la mette la palla secondo te? Sì. Mi accontentati in questo, speriamo, ecco, come dicevo prima, che l'entusiasmo c'è, il direttore ha fatto un buonissimo lavoro secondo me, quindi adesso sta a noi, diciamo, di cambiare con i risultati. Bene, facciamo un applauso al nostro mister Bomber, che abbiamo mister i bambini. E poi volevo anche presentare tra i nostri. Scusate, ho saltato, comincio ad avere una certa età, scusate. Abbiamo anche il nostro Luca Cecchetti, confermato, classe 2000, scusami Luca. Luca, vieni qua. Devo chiederti scusa davanti a tutti, così Allora, noi mangiamo la piadina qua, facciamo gli spiritosi, ma questo martedì va in Scozia, vero? Io l'ho saputo l'altra sera, vai in Scozia con la tua nazionale. Mi ha già detto che giocherai almeno un tempo, quindi la bella, dov'è che è andato in Scozia? Non lo sai. Te sai che c'è un campo da calcio da correre sulla fascia. Quante presenze hai già in nazionale? Due. Questa sei la tua, la brutta è due. Te che ridi, quante ne hai te, Albini?
Quante ne hai nazionali? Zero. Allora, aspettative per quest'anno? Non lo so. Basso profilo, basso profilo. Facciamo un applauso al nostro centro, dai. Bene. E poi abbiamo anche un ragazzo che ha aggregato, giusto Luca? Marco Bucci, eccolo là, Marco Bucci, facciamo un applauso, ragazzi, a noi. E adesso andiamo a presentare velocemente lo staff tecnico. Abbiamo il nostro fisioterapista nuovissimo, Federico Santoni, dov'è? Eccolo là, Federico. Poi abbiamo il preparatore dei portieri, Massimo Traversa, eccolo là, il grande Massimo, è stato confermato. Poi abbiamo il preparatore atletico, Marco Pazzini, una delle nostre colonne del secondo femminile. E poi adesso andiamo a presentarli insieme, perché ormai sono veramente dei gemelli. Il nostro vice allenatore Pasquale Iachini, eccolo qua. No, cos'è sto applauso? 500 e passa presenze tra i professionisti, un applauso così. Pasquale Iachini! Vieni qua Pasquale, vieni qua. No, vieni qua. No, anche perché sei tutto griffato FIA qua, ti facciamo vedere, hai anche il borsello della FIA. Allora, presentiamo... Di palleggiare, no, ci costa troppo se palleggiare. Allora, adesso voglio prima un tuo giudizio su come sta andando questo primo scorcio di stagione. Ottimo. Ragazzi di gamba, come si diceva prima, profilo basso, ma unità, molto lavoro. Bene, se lo dice Pasquale mi fido. Però sentiamo se lo dice anche il nostro primo allenatore, che è il nostro... No, adesso stai qua. Gianluca Lorenzi, eccolo qua, il nostro mister. Ciao Gianluca. Allora, dopo una grande seconda parte di stagione dell'anno scorso, perché il tuo Iachini Lorenzi ha fatto i punti nel girone di ritorno per arrivare terzi in classifica, se non sbaglio. Sì. Allora dopo noi del Netcamp siamo arrivati terzi con loro due al girone di ritorno. E confermiamo e li abbiamo confermati alla grande. E adesso? Perché non è uguale partire dall'inizio, dal subentrare. Come sta andando? Ma per il momento molto molto bene. I ragazzi rispondono al lavoro che stiamo facendo. È una squadra giovane, come ormai hanno detto tutti, però sono molto, molto motivati. Secondo me possiamo fare molto bene. Allora, mi piace parlare anche di tattica, con cosa giochiamo? Col 3, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 11, come giochiamo? In 11 giochiamo. Giochiamo in 11, su questo si parte da questo, ok? Ma giocherai con le tre punte, le due punte? Vabbè, no. Dai. Adesso abbiamo lavorato 4, 2, 3, 1, però non sarà l'unica maniera. Strada facendo vedremo se riusciamo a avere anche delle altre alternative. Allora, c'è stata la prima in Coppa, abbiamo vinto. Domenica arriva il Masi Torello che non è un promossa, cosa diciamo ai tifosi, cosa possono aspettarsi da questa squadra? Sicuramente una grande battaglia, dal primo all'ultimo minuto, e poi cerchiamo di portare a casa i tre punti, sempre contro tutti. E questo è il minimo. Bene, poi tra l'altro volevo fare una notazione che insomma dimensiona un po' il nostro modo di pensare qui alla FIA. Solitamente uno è responsabile del settore giovanile, ma prima è allenatore della prima squadra, della serie. Fai l'allenatore della prima squadra, fai anche il responsabile del settore giovanile. Da noi succede l'esatto contrario, a testimonianza di come invece sia importante il settore giovanile. Luca ha fatto tutta l'altra fila, ha cominciato a fare l'allenatore del settore giovanile, poi è diventato responsabile del settore giovanile e adesso è responsabile tecnico della prima squadra. E questo la dice lunga insomma su come noi si punti al settore giovanile. Quindi gli facciamo tutti un grande in bocca al lupo, perché la gavetta l'ha fatta e se la merita tutta questa chance. Grazie ragazzi, è il posto. Sì, perché adesso è il momento. Abbiamo i due big. Abbiamo il nostro presidente e poi dopo abbiamo il nostro padre spirituale che come al solito ci farà il saluto finale. Allora, silenzio adesso bambini, perché. Anzi scusate, un foto. Aspetta un attimo, presto.
ci tenevo anche a presentare a tutti il nostro nuovo sponsor tecnico, c'è Vincenzo della Macron, dovrebbe esserci in giro, gli facciamo un applauso, eccolo qua, vieni Vincenzo! Ci sta dando una grandissima mano. Allora Vincenzo, perché qui di fianco abbiamo le nostre due maglie, abbiamo la prima maglia e la seconda maglia che ricorda un po' l'Olanda. L'Olanda del 78. Allora, innanzitutto descrivici queste due maglie. Questa è allora, una, quella Kepler, che è una maglia sul modello inglese, diciamo, legato tipo Scozia. È una bella maglia perché ha un colletto anche tipico proprio del calcio anglosassone. È una maglia che ha una, un easy fit abbastanza interessante. All'easy fit. All'easy fit. Nel senso che ha una vestibilità buona, insomma, per chi la indossa. E per me è una bella maglia, insomma, con Francesco l'abbiamo scelta, gli altri dirigenti ci piaceva, l'abbiamo fatta. Mentre quell'arancione? Quell'arancione, come dicevamo, ricorda la domanda del 78, speriamo che anche la figlia esprima un calcio così, insomma, dai. Ci... Basterebbe la metà. Bene, tra l'altro da quest'anno Macron veste anche tutto il nostro settore giovanile, stanno cominciando a arrivare i genitori alla Macron Stella. Stanno cominciando a venire, sì, stanno cominciando a venire, speriamo che siano contenti, insomma. Assolutamente sì, andrà benissimo. Grazie. Benvenuto nella famiglia FIA Vincenzo. E adesso se ci fosse un occhio di più lo farei accendere e farei spegnere le luci, ma non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? No, 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 se no dopo si abbronza troppo. Allora un bel applauso al nostro presidentissimo Pierpaolo Sempreroni. Un mito. Vi ricordo colui che fece gol all'Inter nel lontano 1962, quando venne inaugurato il comunale di Riccione, nonché presidente della FIA Riccione, che adesso ci porta come al solito il suo saluto istituzionale. Ok? Hai venduto qualche tessera in giro per Paolo? Perché Mara ne ha già vendute 23, eh? Ok. Allora la parola al nostro presidente. Ti tengo io il microfono o lo tieni tu? Signore, signori, cari amici della FIA Riccione, buonasera a tutti. Permettetemi per una volta di cominciare dalla fine, dai ringraziamenti. Voglio rivolgere un enorme grazie a tutti coloro, e siete davvero tantissimi, che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo libero e la propria passione per tenere in piedi questa società sportiva. Sembrano parole scontate, ma non lo sono affatto. Se la FIA Riccione può vantare un impianto solido e conti in ordine, è proprio perché tante persone durante tutto l'arco dell'anno si impegnano in tantissime attività, dalle scuole calcio, dai tornei ai centri estivi, eccetera. Davvero grazie. Non siete solo preziosi, siete indispensabili. Adesso apro una piccola parentesi ad alcune persone, sempre nell'ambito che stiamo parlando. Vorrei ringraziare anche un gruppo di sportivi di vecchia data, non più verdi, sempre presenti sulle tribune domenicalmente, con qualsiasi tempo. Grazie. A coloro va un enorme applauso. Parentesi, abbiamo fatto il terzo tempo, l'abbiamo rinnovato, oggi mi emoziono un attimo, passando lì ho visto la foto di Franco, che è uno di quei ragazzi che è sempre stato con noi e che sarà sempre con noi. Facciamo un applauso a lui. Ma veniamo al campionato che verrà. Si dice sempre che il calcio estivo
non sia troppo indicativo per valutare il livello di una squadra. È vero, però avere disputato un più che discreto precampionato regala un certo ottimismo. Non solo, la squadra che abbiamo allestito possiamo considerarla completa in ogni ruolo, soprattutto alla luce degli ultimi acquisti. Come presidente mi piace evidenziare che abbiamo di poco sforato il budget, dico bene, che avevamo a disposizione con l'ultimo acquisto avvenuto e sempre nell'ottica di fare quadrare i conti. Ho già avuto modo di sottolineare che una squadra fortemente rinnovata è molto giovane dal punto di vista anagrafico, ma sono convinto che il nostro mister, con il supporto dei nostri calciatori più esperti, sarà perfettamente in grado di farla maturare in fretta. Non dobbiamo entrare in campo con l'ansia, ragazzi, questo mai, però sarà molto determinante conseguire buoni risultati e muovere la classifica sin dalle prime partite, se sarà possibile certamente. Solo così riusciremo a far entrare in fiducia i nuovi arrivati, in particolare quelli un pochino più, non so se è l'aggettivo giusto, acerbi. Comunque, crediamoci subito ragazzi, avete tutto per regalarvi grandi soddisfazioni e sappiate che la Via Regione è con voi. Sono ormai anni che dimostriamo di poter stare in questa categoria dell'eccellenza, una categoria in cui, anno più, anno meno, abbiamo ottenuto grandi piazzamenti in classifica e saputo esprimere un ottimo calcio. Ricordo, ad esempio, i derby giocati alla pari con il Rimini di qualche anno fa. Ogni anno però dobbiamo sapere che si riparte sempre da zero e che dobbiamo conquistare uno dopo l'altro tutti i punti necessari per arrivare alla salvezza. Se poi, mi rivolgo ancora ai ragazzi, sarete così bravi da salvarvi in fretta, tanto meglio, ve lo auguro di cuore e ve lo auguro per questa società. Grazie per la vostra attenzione, forza FIA, buon campionato. Bravo il nostro presidente, un suo saluto istituzionale che ci accompagna verso la fine della serata. Turita, devi aggiungere qualche notizia di servizio. La novità grossa è il bar, vuoi dire cosa è successo al bar? Perché adesso quello... 3 secondi proprio. Abbiamo rivoluzionato tutto il nostro punto ristoro, a cominciare dalle bariste che ci saranno. In più vi aspettiamo la sera, sabato sera, quando ci saranno le partite di campionato con Sky, e quindi spargete la voce che è importante, sosteneteci e stiamo insieme, più siamo più ci divertiamo. Brava Rita, giusto così, perché se bevete un caffè al bar della FIA, insomma, sostenete in modo diretto insomma, il vostro lavoro di tutti. Tra l'altro dobbiamo anche comprare il pulmino nuovo, fate un po' i conti. Allora, e adesso siamo in chiusura, allora chiamerei uno dei nostri più importanti tifosi, Don Giorgio, che ci porta la benedizione, lo sportivo. Ma quanto anni ha Don Giorgio? 77. La benedizione è breve, la messa è finita, andate in pace, vi do la mia benedizione, il mio in bocca al lupo, la benedizione non attacca se si bestemmia in campo. Ricordatevi solo questo, non bestemmie e vincerete. E poi mi fa piacere vedere dei parrocchiani che sono in squadra, 1, 2 e qualche un altro, così se non li vedo la messa in chiesa vi vado a vedere allo stadio, va bene? E per darvi un buon esempio vorrei una testa da sostenitore. Questo di marketing mi sa. Eccola! Come a tutti gli anni, anche quest'anno,
con Giorgio fa la tessera da sostenitore. Sostenete la FIA, perché è una grande famiglia, e ricordiamoci che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Evviva la FIA! Adesso andiamo a mangiare tutti insieme. Ci vediamo domenica per la prima di campionato. Musica, Mr. Buba! Io non vado a mangiare. Buba dice!